Quest'anno è un programma di 3 giorni ed è le 2 serate iniziali praticamente si basano su un esperimento. Io almeno mi piace definirlo così, anche se però in realtà diciamo, pensiamo che sia comunque non un vero e proprio esperimento, che non si sa che cosa succederà. Lo sappiamo bene, esempi del genere ce ne sono stati, noi abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso. È praticamente l'incontro fra musica e fotografia, dove nessuna delle due arti ha, diciamo, è sottoposta all'altra. Si tratta di, per quanto riguarda la prima sera, il 10 settembre, sono opere di un fotografo non molto famoso a Firenze, vive a Berlino, ha vissuto per molti anni a New York, poi avete la biografia, quindi potete leggere tutto ciò che ha fatto. Queste fotografie che io ho trovato straordinarie e abbiamo provato a creare dei montaggi che ho seguito io personalmente, anzi diciamo li ho praticamente fatto io, sui quali poi è stata creata una colonna sonora che sarà eseguita dal vivo. Quindi si tratta di film per fotografie, non sono ovviamente filmati tradizionali, sono montaggi, ma non sono slideshow, cioè sono montaggi veri e propri, quindi con ricchi di effetti, la musica poi riesce a dare anche, diciamo, una maggiore interpretazione di quello che può essere, o cerca di farlo, insomma, di quello che può essere e di guidare lo spettatore a, diciamo, incontrarsi con un certo tipo di emozione. Quindi è stato un lavoro, tra l'altro vi dico, lunghissimo e durissimo, perché io è da giugno che lavoro ininterrottamente a questa cosa, sono 8 filmati, perché la cosa poi proseguirà anche l'11 sera, e si spera che la cosa piaccia, insomma, voglio dire, a noi piace molto, soprattutto è piaciuta l'idea, ci siamo buttati su questa cosa. Ci sono musicisti che suoneranno, molti forse li conoscete, sono musicisti di valore, gran parte dell'organico dell'orchestra Les Italiens, poi abbiamo degli ospiti come Stefano Cocco Cantini, ma non è una cosa fatta con i ragazzi, sono professionisti di lunga data.